Ciao e benvenuti in questo nuovo primo video per il Black Friday di oggi. Perché ben sì, oggi ne usciranno ben due. Uno dedicato solo a Apple e sui suoi sconti personali che offre sul suo sito e la sua app. Cosa del tutto nuova per noi utenti. Oggi vi illustro le mie migliori offerte per il Black Friday. Quindi sono poche ma buone. L'ho sensato da tutto l'internet. Ce ne avevo un centinaio e ne ho sistemati tutte. E ne sono uscite tipo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il primo prodotto non è proprio lui, è il MacBook Air con M1. Io il Pro, però l'Air è quello che consiglio sempre di più a tutti. A 899€, è il modello base, tipo 200€ in meno. Ve lo regalano, è regalato veramente, per 899€ quel MacBook è regalato. Ha delle prestazioni assurde. Magari se lo trovate comunque a un buon prezzo, prendete quello a 512. Oggi vi aggiornerò poi anche sul mio canale Telegram se qualche offerta cambierà. Per quanto come estetica faccia veramente pena e come ricarica anche, Apple Pencil 1 è comunque un'ottima penna per un iPad. Abbiamo un iPad 9, fate patate al jack. C'era anche l'iPad 9 in sconto, ma ho detto vabbè, di poco, quindi non è un'offerta così tanto wow. Però l'Apple Pencil 1 a 78€ al posto di 99, 20€ in meno per un prodotto del genere, vi assicuro che non sono pochi. Quindi io ve la metto lì. Comunque un ottimo prodotto se avete un iPad 2018, 2019, 2020, anche 2021. Forse se avete già un 2018, potreste cominciare anche a cambiarlo quell'iPad. Però, raga, nulla da dire. E poi, visto che ho cercato di dedicarmi un po' a tutti gli ambiti, anche se purtroppo non ci sono tablet e iPhone, non so perché non ci ho messo iPhone, però non c'è nulla di particolarmente interessante per ora. Poi farò un video apposta con vari sconti, però per ora non c'è nulla di particolarmente interessante. E abbiamo però due TV, una di Hisense da 55 pollici che troviamo a 8,99. Anche lei comunque un ottimo prodotto. Ho controllato tutto, gli sono prezzi, recensioni, tutto quello che potevo fare. Ha un nome anche lei complicatissimo. Quindi troviamo uno fra gli ultimi modelli di Sony Bravia TV da nelle varie versioni. Avevo trovato la più tosta, ma anche la migliore e quella che aveva uno sconto più importante alla fine. E la Sony Bravia da 85 pollici 4K che troviamo a 1.999€. Voi dite, ma è un casino. Aggiungeteci tipo 850€. 85 pollici, ottima qualità. Non vi dico è regalata perché comunque 2.000€ sono tanti. Però un po' è regalata, dai. Poi, uno dei miei prodotti della mela preferito, ovvero le Apple AirPods. Sono tipo fantastiche. Quindi vi dico, perché non dovreste acquistarle? Anche con Android, a 99€, non trovate le cuffie del genere. Quindi, raga, Apple AirPods, certo, magari hanno la custodia di ricarica wireless, ma chi se ne frega? Hanno una qualità audio fantastica, non sono le ultime uscite un mese fa, però sono comunque degli ottimi prodotti, assolutamente. Cioè, non ci si può lamentare delle AirPods, che ve lo dice un proprietario delle AirPods. Perché sono venuto a fare video in questa postazione? Ho sistemato, l'ho fatto solo per questo, raga. Poi tornerà sempre la postazione solita, che alla fine basta fare così e avvicinare un po'. Però non lo so, oggi ero ispirato a registrare qua. In realtà non avevo voglia di spostare la roba, però vabbè. E tra l'altro non sono neanche le uniche AirPods che tengo in questa offerta. Ho messo tutte le AirPods. Poi troviamo un altro smartphone a dir poco fantastico per la zona Android. L'unico smartphone che troviamo in classifica oggi, ovvero Galaxy S21 Ultra. A 899€, ottimo prezzo per questo smartphone. Vi direi di aspettare l'S22, però per un prezzo del genere tanta roba. E c'è anche l'S21 normale, che era 700 e qualcosa, però non mi sentivo di metterlo in classifica, però non lo considero un granché di smartphone, mettiamolo così. E al prezzo delle AirPods che vi ho considerato prima poco più, troviamo le AirPods Pro. E qui altro che un pensierino ci dovete fare, un pensierone, perché con i giusti gommini che trovate in confezione, le AirPods Pro danno un'esperienza fenomenale.
Forse nell'orecchio in alcuni casi preferisco gli AirPods Pro per altre cose, come la cancellazione del rumore. Gli AirPods Pro sono la vita. Quindi, AirPods Pro a 189, super consigliate. In questa classifica ho cercato di mettervi tutti i prodotti che uso, che ho usato, che uso nella mia quotidianità. Però un prodotto che ho amato, soprattutto per la mia TV del 2005 tipo, però, che è da cambiare, vabbè. Però ci volevo vedere Netflix, ci volevano vedere Netflix senza spendere un fottio di soldi. Ma oltre che quella televisione ha una risoluzione del paleolitico, la Fire Stick base ha risolto tutto a 22 euro a ruota di sconto. Quindi sembra un'offerta pubblicitaria, sembra quello che volete, ma è fantastica la Fire Stick. C'è un telecomando di plastica, ma comunque assurdo, fantastico, fatto benissimo. Quindi, per quanto io vi direi, prendete Apple TV. Perché come grafica, come tutto, è molto meglio. La Fire Stick a quel prezzo è invincibile. La adoro. E ora torniamo a parlare di AirPods. C'è anche l'Echo Dot a 19 euro. Cosa che il Echo Dot di terza generazione, che io ce l'ho, non è niente male. L'ho acquistato, ne ho acquistato un altro da fare come regalo a Natale per il Black Friday. Tra l'altro, sempre molto carina. Questo qua di terza generazione ho preso a 19 euro. Se no, possiamo trovare a 24 quello di quarta generazione, che è fantastico. Quindi a 49 euro lo troviamo l'eco normale, quindi la palla, però un po' più grossa, con due lampadine Philips Hue a 50 euro. Tutti eco fantastici. E poi troviamo anche i vari Kindle, però non ho aggiunto in questa cosa perché sto già preparando un video dedicato esclusivamente ai Kindle, non per le offerte, però parleremo anche di quelle. Ora vado a rimettere questo a posto. Momento sponsor Amazon, finito. Parliamo un po' di audio, perché dopo avervi parlato di AirPods, è andato proprio pam 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 pam. Cioè, le AirPods Max a 459 euro, un'offerta, secondo me, da non perdere. Io l'ho provato solo in store perché 600 euro di cuffie non ho, neanche 400 perché, regà, non c'ho soldi. Io c'ho 13 anni, tipo, no. Tipo, se avete voglia di fare qualche roba insieme, se avete bisogno di qualche video, contattatemi su Instagram, da qualsiasi parte, momento sponsor, scusate, così magari se avete anche bisogno di qualcosa, non faccio prezzi altissimi, anche se avete bisogno di un biglino così, cioè, volete fare una donazione, poi è un altro discorso, per quello mi devo organizzare, ancora. Però ci sono i commenti, ci sono anche i like, mi stanno sulle palle quelli che chiedono sempre i like, quindi ciao. Un capo di scherzi, Sportmax. AirPods Max anche con i colori be molto belle. Soprattutto ho visto le bianche, mi piacciono un sacco. Anche se le preferirei Galassia come nuovo colore. Anche il Rio Sireale, che è uno dei miei colori Apple preferiti, lo amo alla follia. E poi abbiamo le AirPods Pro nuove, con costo di ricarica MagSafe a 189 euro. Di cui vi ho già parlato prima, quindi eviterò. Quindi dopo mille paturne per farsi la copertina di questo video, che raga, è un delirio, dopo un sacco di editing che già prevedo, dopo un sacco di ricerca per le offerte, posso dire di aver fatto anche il mio video per il Black Friday. Addio bastardi. Da grande voglio fare il collezionista di bicchieri di Starbucks. Vita dura quella da youtuber. Guarda, ora fa.